Buongiorno, Food Springers, come va? Allora, come sta andando la quarantena? State a casa, state facendo le cose a casa con tutta sicurezza, vi state allenando con me, ok? Alla fine di questo vlog vi lascio un allenamento insieme, così poi alla fine, dopo che abbiamo chiacchierato di Food Spring, potete allenarvi con me. Però detto questo, molti di voi mi avete chiesto le opzioni vegane di Food Spring, così oggi vi parlo non solo delle opzioni vegane, ok? Però vi parlo delle novità, ok? Un po' di cose nuove che sono arrivate da Food Spring. Allora, partiamo dalle vegane. Allora, abbiamo il nostro olio di cocco, come potete notare, molto consumato. Olio di cocco è un olio molto essenziale per il nostro corpo, per il nostro microbiota, perché ha medium chain fatty acids. È un eccellente alternativo, ok? Alternativa proprio al burro. Ieri ho fatto la mia figlia, non, questo non è merito mio, un bel biscotto con la nostra Instant Oats, ok? Instant Oats, un'altra farina vegana ovviamente, molto buono. E poi l'altra cosa che è molto interessante della farina di avena è che la farina di avena spesso e volentieri è celiaco friendly, ok? Leggete, che anche se c'è un po' di glutine, un glutine che spesso e volentieri potrebbe essere diciamo tollerato a chi si è sensibile al glutine. Ok, così queste sono già due opzioni vegane. Poi andiamo a parlare delle novità. Ok, le novità sono le barrette vegane, ok? Ci abbiamo la Protein Vegan Bars, abbiamo due gusti, abbiamo uno cioccolato e mandorla, l'altro è nocciola e nocciola e amaranto, ok? Questi sono molto buoni, sono anche un giusto pasto mezzo pomeriggio post allenamento. Ricordate che abbiamo sempre la finestra anabolica dopo il nostro allenamento intenso, dove il nostro corpo percepisce molto volentieri i zuccheri e le proteine per recuperare dopo l'intenso allenamento, e anche tra virgolette fa meno male, ok? Perché noi andiamo a consumare magari dopo un allenamento di HIIT, Tabata o fartlek, qualcosa molto intenso, andiamo a consumare il glicogeno intracellulare, e la prima cosa che il nostro corpo prova di fare è prova di rimettere a posto il glicogeno. Mettendo a posto il glicogeno, costruendo queste fiammiferi, come li chiamo io, è un'energia immediata, il nostro corpo brucia grassi, aumenta e utilizza i grassi per ripristinare le riserve di glicogeno. Ecco perché è molto importante di mangiare zucchero, ok? Dopo, o diciamo un zucchero sano dopo l'allenamento, e se l'aggiungiamo a un po' di proteine ci tiene sazi per più tempo. Eccolo qua, scusate, sto provando di inquadrare la nostra Protein Vegan Bar al cioccolato e mandorla, molto gustoso. L'impasto e eccolo qua, ve lo faccio vedere, ok? Non si scioglie, non c'è nulla che si può sciogliere con il no, io riesco, cioè continuo a lavorare a specchio, lo vedi qua, ok? Questa è la nostra vegan bar, è molto buono. A me piace anche metterlo nelle mie smoothies, lo frullo, perché il dottor Sasha Sorrentino, mio amico nutrizionista, mi dice sempre, quando faccio il frullato di frutta, di aggiungere le proteine, ok? Così doso o aiuto la mia linearità della glicemia nel mio sangue. Questa è la novità delle novità. L'avete chiesto, le proteine vegane, ok? Proteine vegane, ok? A banana e senza la proteina della soia. Allora, perché no proteine della soia? Perché un fitoestrogeno. Qui abbiamo occhiali Edmund. Andiamo a leggere, ragazzi, siamo pronti? Oh, allora abbiamo la proteina del pisello, proteine del sunflower che è girasole, hemp che è canapa, abbiamo la proteina del riso e poi è al gusto di banana. Non è l'unico che sul sito di Food Spring che è vegano, però è ottimo. E poi l'altra cosa che andiamo a vedere, che più o meno per una porzione sono circa 115 calorie e circa 22 grammi di proteine. Non dovete neanche esagerare con le proteine, le proteine sono importanti, però vanno dosate con i carboidrati, ragazzi. Non sto dicendo di fare la dieta ipoproteica, ma le proteine servono per la massa magra, servono per l'energia, servono per tenerti a bada la fame. Altro alternativo, eccoci qua, la protein
vegan bread, ok? Il pane proteico vegana, secondo me, lo potremmo anche utilizzare come una base integrale della pizza, ok? Molto facile da preparare, ok? Le istruzioni sono scritte indietro ogni confezione, potresti anche farlo lievitare, lo spandi e fai anche vegan protein pizza integrale, perché c'è tutti questi semini dentro del pane che è super gustoso. Poi ricordate, c'è sempre peanut butter, ok? Una peanut butter molto naturale con pochi zuccheri ed è proprio un frullato di arachidi, che è molto buono, sempre vegano, sempre buono da mettere su del tuo protein bread magari come snack, ok? L'altra novità che ci tenevo tanto di farvi vedere, che è le vitamine. Ok, queste sono le novità, te le faccio vedere perché secondo me omega 3 è fondamentale per il cervello, fondamentale per la neuroplasticità, fondamentale per rimanere lucido fino a 118 milioni di anni, ok? Omega 3 veramente va bene per tutti, anche per i più giovani. Ok, qui abbiamo vitamine, un quadro di vitamine che ci aiutano, perché comunque dovremmo prendere tutte le vitamine da quelle che mangiamo, mangiando in stagione, magari colture biologico, ma non è sempre così, non è sempre facile mangiare in modo variato, specialmente che siamo chiusi in casa. Una vitamina al giorno non toglie, cioè toglie, speriamo, tutto d'intorno. E poi qua andiamo qua, zinco e magnesio. Magnesio è un antidepressivo, non è soltanto una cosa eccellente per i muscoli, eccellente per l'energia. Se ti senti spossato, se ti senti depresso, se ti senti nervoso, con i nervi a fiorfio di pelle, può essere che tu sei carente di magnesio. In più lo zinco ci aiuta proprio con il nostro sistema immunitario, e non solo immunitario, ci aiuta su tanti fronti. Zinco aiuta con i capelli, con le unghie, con la pelle, insomma i micronutrienti con i macronutrienti fanno sì che questa macchina funzioni al meglio. Vi saluto a tutti quanti, spero che passate una giornata figatosa, e ricordate, dopo questo blog c'è un allenamento insieme, così possiamo allenarci insieme, e spero che voi vi trovate bene con i prodotti di Foodspring. Ricordate che il mio sconto è GILYT, 15% di sconto durante il checkout, e fatemi sapere come va con Foodspring. Baci dalla Gil, ci vediamo alla prossima. Tra me e te, ti dico esattamente che mi sta passando per la mente. Oh, c'è presente i pesi vintage? Ci avete presente Schwarzenegger e, non lo so, Stallone e The Rock, ok? Qui fanno proprio i pesi. Beh, io voglio fare un po' più di esercizi proprio veritieri, vintage, reali, quelli che vanno proprio a tonificare. Al di là di bruciare i grassi, comunque più muscolo aumenta il metabolismo a lungo andare, ti aiuterà anche a bruciare più grassi. Ma la verità è che voglio farvi tonificare, diventare statue di marmo, ok? E per farlo facciamo la palestra a casa nostra. Che ti serve per questo allenamento? Ti servirà un elastico, ok? L'elastico è importante. Se non ce l'hai oggi l'elastico, potete prendere un paio di calze usate o qualcosa di elastico, e una sedia. Però la sedia deve essere stabile, ok? Questo è molto importante. Se non ce l'avete la sedia che ti convince, usi il divano, ok? Perché ho bisogno assolutamente di stabilità. Allora, cominciamo proprio a fare una pressione sulla gamba, ok? Pressione, pressione, io spingo, sto spingendo, spingendo, spingendo sulla gamba, semplicemente per aiutarci a riscaldare, ok? Proprio spingendo, se tu metti la mano sulla coscia, sentirai che la coscia si indurisce, ok? Continuo, spingo, e due, e tre. E l'altra cosa è che questi sono esercizi che vi consiglio di fare dopo che avete fatto il trampolino, o dopo che avete fatto un fluid, o dopo che avete fatto un riscaldamento con l'aerobica, ok? Così arriviamo con la muscolatura sciolto, caldo e pronto di fare il lavoro tonificante. Cambiamo le gambe, di nuovo è una pressione che faccio, pressione proprio verso il diciamo il sostegno, che sia una sedia o divano o quant'altro, perché molte persone pensano che devono fare chissà che cosa per avere una contrazione muscolare, e alla fine non serve così tanto per avere tanto dal tuo corpo. Continuiamo, spingo, riscaldo, premo, vado a contrarre tutto quello che mi serve. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, spingi bene sul tallone e senti così arriva. Metti la mano sotto proprio che senti che ti stai lavorando bene
2 and stop. Ok, cominciamo proprio a fare il nostro primo esercizio, un leg up, squat bulgaro, di solito che si farebbe in sala pesi, che di solito si fa a scendere, invece a me piace farlo in salire perché mi protegge meglio il ginocchio. Piede in centro del nostro sostegno, dove sia, e saldamente ci ancoriamo sulla sedia stessa. Ok, salgo e scendo e salgo e scendo, spingendo verso basso attraverso il tallone. Ancora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia gamba, ok? In centro, busto in avanti, appoggio sul tallone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, spingi giù, 4, non aiutarti con queste gambe indietro, 2, 1, cambia gamba, di nuovo, 10, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambi. Ok, ancora 10, non andare troppo veloce, è importante di partire bene, ok? E 10, 9, 8, 7, se non riuscite a, diciamo, a sollevarvi completamente, fai più piccoli, fai qua, ok? 4, 3, 2, 1, scendi giù, prendete l'elastico, sedetevi sul vostro divanetto o sulla vostra sedia. Adesso andiamo a lavorare l'esterno coscia. Leggo bene le mie ginocchia facendo un fiocco. Ok, mi porto in avanti, busto viene in avanti, ok? Sollevo i talloni per rimanere sulle punte perché voglio fare tutto concentrato dove mi serve, esterno coscia e gluteo, ok? Mani sotto la mia sedia, busto dritta. Ok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimango fuori, tengo in isometria il movimento, faccio piccole pulsazioni verso fuori, 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 4, 3, 2, fermi, di nuovo, più ampi, 8 e chiudo, 7, 6, 5, schiaccia i glutei, ah, lo senti, schiaccia, schiaccia, lo senti, dai, sorridi, lo so che stai sentendo questo lavoro, ah, ok, allora continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo 8, schiaccio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, schiaccio qua, tieni, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, ok, libera l'elastico, andiamo giù da sdraiati, giriamo, ok, a questo punto ci appoggiamo i nostri talloni proprio sulla nostra sedia e ci sdraiamo, io non mi sdraio che voglio guardarvi, però voi potete mettere la testa giù e schiacci i glutei in su, 1, 2, 3, 4, 5, schiaccia e sentirai anche la parte posteriore della, proprio della coscia. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, solleva una gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, ok, scivoli poco poco indietro, talloni, solleviti, ok, e tieni proprio dritta, 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 schiaccia tutto, isometria, tengo la posizione, 8, 7, addominali tesi pure, ancora tutto, 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 la parte posteriore che si sta contraendo, 4, 3, 2 e scendo giù, ok. Questa è la prima serie, andiamo a fare la seconda serie. Partiamo con la gamba, ok? Per fare 10, siamo pronti? E 10, 9, 8, 7,
6, 5, spingi sul tallone, 4, 3, 2, cambi gamba, l'altro centrale, ok? Non partire finché tu non ti senti stabile dove stai lavorando, eh? Ok, 10, 9, 8, 7, 6, spingi sul tallone, 5, 4, 3, 2, cambia gamba, ok? E dobbiamo fare 20 per gamba, ok? Ancora 10, 9, 8, 7, senti come stai lavorando, 6, 5, 4, 3, 2, e ultima, cambiamo esercizio, altro 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop, giù, seduti, se non state sentendo il lavoro fino adesso ragazzi, cambiate canale perché io lo sto sentendo, è un lavoro pazzesco. E quando fa, sai come a volte torni indietro nel tempo e ti dico, magari ti ricordi un passo di ballo o un sugo che non fai da tanto tempo, no? Tipo una bella matriciana. A volte c'è cioè, dice guarda non faccio la matriciana da chissà quanto tempo, quanto è buono. Questi sono quegli esercizi là, esercizi che usavo 30 anni fa, ma non hanno mai perso il loro fascino, non hanno mai perso la loro efficacia. Siamo spesso volentieri succube delle persone che cercano nuovi modi di allenarci, nuove cose, che va pure bene perché è divertente, ci tiene stimolati, ma a volte ragazzi un bel diciamo a fondo, un bel po' di ponte fa proprio cogli nel segno, ok? Fermiamo fuori, sulle punte, schiena dritta. Ok, arrivi, fa arrivare l'acido lattico lì, esterno coscia, il gluteo, gluteus medius, senti il bello nel profondo, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani là, schiaccia, lo senti, allora, lo sento io, lo so che lo stai sentendo, ancora, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermi là. Tre, due, and relax. Bello. Mi sto godendo. Mi piace da morire questo. Ok, torniamo a fare il nostro ponte, talloni sopra. Il primo esercizio è porto sui fianchi, schiacciando i glutei, premendo contro i miei talloni, ok? Talloni giù e contrago. Attacco. E tac, è molto piccolo, schiaccia, come se stessi provando di portare l'osso del pube verso di me, quasi una sorta di crunch, e schiaccia in su, e tiro su, ancora, e 4, e 3, e 2, ok, sollevo una gamba, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, cambia gamba, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia gamba, di nuovo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia gamba, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, scivoli poco indietro, così possiamo sollevare tutto, perché dimentichiamo spesso e volentieri della parte posteriore della catena cinetica, pensiamo agli addominali, pensiamo alle cosce, dimentichiamo quanto è importante di bilanciare la potenza del corpo, schiaccia in su, addominali rimangono tesi, schiaccia i glutei, tutto su, trattengo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Ragazzi, io spero che vi siate piaciuto questo allenamento, spero che vi state trovando bene qui su Now, un Ordinary Workout.
Avete visto come la costanza paga? Ok? Giorno dopo giorno facciamo qualcosa, il corpo risponde, ci sentiamo più orgogliosi di noi stessi, diventa più facile magari mangiare un po' meglio. È tutto un mondo nuovo. Spero che vi state trovando molto bene qui su Now e vi aspetto insieme al prossimo allenamento. Ricordando una cosa, questo allenamento qui è meglio di eseguirlo dopo che avete fatto un riscaldamento o fluid, o trampolino, o bicicletta, o addirittura la pedana vibrante, ma qualcosa che ti riscalda la muscolatura un pizzico di più prima di fare un allenamento così arduo, allenamento arduo, ok? Ti aspetto al prossimo allenamento insieme, baci dalla Gina e passate una giornata splendida.